Ero deputato Lorenzo Fontana, insomma ci siamo, nasce oggi a Venezia, è un momento importante, un comitato che ha questo scopo di riunire un po' tutte le forze indipendentiste, associazioniste e addirittura anche movimenti, con lo scopo, il fine di arrivare alla indipendenza. Sì, il tentativo è appunto questo, fare un comitato affinché si raccolgano tutte le forze indipendentiste in Veneto per appunto promuovere il referendum consultivo e quindi la legge regionale che dovrebbe essere, speriamo, sia approvata a breve, e quindi poi il referendum consultivo che vedrà, speriamo, la vittoria dei sì per la questione dell'indipendenza del Veneto. Ovviamente è una strada ancora in salita, ma vediamo che il sentimento indipendentista è maggiore ogni giorno di più. Quindi diciamo che nasce come, insomma, strumento di pressione politica, di lobby qui in regione, soprattutto per i consiglieri regionali che ancora sono un po' indecisi per approvare questo appunto referendum. Sì, diciamo che sicuramente qui in regione c'è una battaglia importante da fare, la stiamo già facendo anche assieme ai consiglieri regionali della Lega Nord, ma questo comitato vuole estendersi e fare pressione un po' ovunque, anche su quei sindaci che magari devono ancora votare la mozione a favore del referendum, e anche su tutti i cittadini. Fondamentalmente il far crescere il sentimento indipendentista è un compito importante e fondamentale per questo comitato, e anche a livello culturale penso che si debbano fare delle battaglie affinché la nostra gente ritorni padrona anche della propria storia.